Il diritto di accesso alla cultura per persone con disabilità arriva in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, dove è stato invitato il prossimo martedì Massimo Prospero Cocco, presidente del coordinamento delle associazioni di persone con disabilità. Ci sarà un ciclo di audizioni per parlare della proposta di legge in materia di partecipazione delle persone con disabilità a spettacoli, manifestazioni di intrattenimento sportive. Un segnale positivo. Prospero Cocco riflette su questi temi, in città soprattutto, da tempo ormai. Il suo intervento sarà 360 gradi, ma ci sono temi che già esplicitato più volte nel dibattito cittadino, come ad esempio i posti riservati alle persone con disabilità, agli spettacoli e alla scalinata di San Bernardino, sistemazione che per loro viene vissuta come una segregazione. Ora però c'è un'occasione importante, quella del 2026, con L'Aquila, capitale italiana della cultura, e allora non bisogna farsi trovare impreparati perché arriveranno tanti turisti, anche in carrozzella magari, che vorranno godere e visitare appieno la città. Abbiamo di fronte a noi una data che è il 2026, L'Aquila, città capitale della cultura, e dobbiamo arrivare a questa data con una città fondamentalmente accessibile in tutte le sue spazi, specialmente quelli culturali, perché avremo tantissimi turisti che verranno all'Aquila, anche turisti con disabilità sia motorie sia sensoriali, che dovranno trovare una città ospitale. Io ho lanciato questo appello per il 2026, che va discusso e ci serve, occorre un confronto con l'amministrazione comunale, in modo da creare sia i spazi, non come quello di San Bernardino, che è stato uno spazio sì bellissimo ma fondamentalmente ghettizzante per persone con disabilità, creare degli spazi in cui le persone con disabilità abbiano una posizione dignitosa alla pari degli altri. Dobbiamo lavorarci da qui al 2026, speriamo che l'amministrazione comunale coinvolga le associazioni con disabilità, perché lo prevede proprio la Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che è quella che bisogna lavorare insieme per abbattere tutti i tipi di barriere, sia culturali che fisiche.